Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a, benvenuti al nuovo incontro del Festival della Complessità 2023, organizzato dal Complex Education Project. E io sono Massimo Conte, sono coordinatore editoriale appunto del Complex Education Project, che è un gruppo di studio e di ricerca sui metodi e conoscenze dei sistemi complessi. All'interno del Festival della Complessità, che è un festival auto-organizzato, bottom-up, possiamo dire, non solo parla di complessità, ma è appunto anche organizzato secondo il principio della complessità. Bottom-up significa che ogni organizzazione, ogni associazione, ogni singolo che ne ha voglia può organizzare un evento all'interno del festival. Questo evento, che è il quinto di un ciclo di eventi che noi come CEPA abbiamo organizzato, rientra nel Festival della Complessità 2023, dedicato al tema dei mondi possibili. Prima di entrare più in dettaglio su il tema del festival di quest'anno, mettiamo la sigla del festival. Ok, questa è la cornice più ampia, quella del Festival della Complessità, e il tema scelto per il 2023 appunto è quello dei mondi possibili, perché sempre più ci rendiamo conto che la realtà può essere conosciuta in modo probabilistico. Siamo attori e spettatori di tanti fenomeni interconnessi, dall'inquinamento al cambiamento climatico, alla globalizzazione, alla crescita demografica, che sono anche oggetto dei libri di cui parleremo questa sera insieme ai due autori, cioè le crisi economiche e finanziarie, la pandemia da Covid-19. Abbiamo assistito, abbiamo vissuto molti fenomeni globali e non sempre facilmente prevedibili. E in questi anni in particolare abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di frattura dovuti a dei cambiamenti profondi, rapidi, in alcuni casi catastrofici. Questa è la cornice ampia del Festival della Complessità 2023. Come dicevo prima, all'interno di questa cornice più ampia, noi come Complex Education Project abbiamo scelto di fare un focus su alcuni aspetti. E il tema che abbiamo scelto per questa serie di eventi era, ed è, mondi sostenibili, col punto interrogativo, imparare a vivere con le intelligenze artificiali. Negli incontri precedenti che abbiamo tenuto a partire da inizio maggio, ci siamo occupati inizialmente di definire uno scenario sul tema della formazione e della complessità, cioè come percepire la complessità del mondo attraverso le esperienze formative. Poi abbiamo fatto tre focus in tre incontri consecutivi tra maggio e giugno, uno su intelligenza artificiale e arti visive, un altro su intelligenza artificiale e il futuro del lavoro. E l'ultimo incontro 2 settimane fa su intelligenza artificiale, algoritmi e comunicazione, cioè come vedere intelligenza artificiale e le opportunità e rischi legati a questa sfida sociale digitale. Oggi direi chiudiamo in bellezza, mi fa molto piacere avere
come ospiti Guido Caldarelli e Federico Butera, che tra poco vi presenterò. E il tema che abbiamo dato a questa serata è quello di mondi complessi senza precedenti, prospettive e pericoli nelle interazioni tra ecosistemi e reti tecnologiche. Gli ospiti di questa sera, appunto, sono Federico Butera, professore emerito del Politecnico di Milano, autore di Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica. Io però anche qui non faccio pubblicità, ma è un libro che mi è piaciuto molto. Il secondo libro che altrettanto mi è piaciuto molto e che mi sono go goduto e gustato è appunto Senza uguali, comprendere le reti con le reti un mondo che non ha precedenti, di Guido Caldarelli, che è professore di fisica teorica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Allora, ho finito con tutte le premesse, quindi ora arriviamo al dunque, iniziamo a parlare di complessità. E come sa già chi ci ha seguito nei precedenti incontri, parleremo ora, dialogheremo con Guido e con Federico, e avrete la possibilità, voi che seguite, di intervenire in chat e porre domande in base a come vorrà evolvere il dialogo, che poi condivideremo appunto con gli autori stessi con cui stiamo per iniziare a parlare. Allora, io inizio con una domanda per Guido, mi rifaccio un po' anche al tuo libro. Quindi viviamo in questa realtà, come dicevo, sempre più connessa, complessa, caratterizzata da questi meccanismi che regolano il disordine di tutte queste cose, di tutte le cose. Ma che significa vivere in un mondo in cui non ci sono solo valori medi e solo curve a campana di Gauss? Aiutaci a dare una chiave di lettura in questa complessità in cui siamo immersi. Beh, allora, intanto grazie per tutte le belle parole e benvenuti a tutti gli altri partecipanti che insomma presto conoscerò. Bisogna abituarsi a pensare che il mondo è differente da come abbiamo pensato finora, per molti motivi ottimi. Abbiamo pensato appunto che la media delle cose che vedo intorno è un buon ago della bussola, mi dà una buona direzione per muovermi. In realtà, più diventiamo grandi di numero, cioè più è il numero di persone che vive su questo pianeta, e più diventiamo connessi, perché poi, in un caso ipotetico, fossimo anche 15 miliardi, ma separati, senza avere interazione uno con l'altro. Qui la complessità nasce, come tutti sapete, no? Dal numero e dall'interazione che c'è fra le varie parti. Ecco, con il fatto che siamo tutti connessi e che quindi possiamo scoprire deviazioni molto ampie da questa media, allora viviamo in un mondo particolare. Possiamo andare su Amazon e troviamo tutto quello che cerchiamo. Amazon vende persino il mio libro, che non è particolarmente conosciuto, però insomma le code ci sono su Amazon, possiamo trovare tutto. Possiamo in pochi passi trovare le persone che vogliamo sul social. Queste sono le cose positive, ci sono le cose negative. Possiamo essere trovati da chi non vogliamo che ci cerchi sui social, però d'altra parte. E d'altra parte, una situazione in cui la media non ha grande valore e le fluttuazioni possono essere significative e tali da distruggere il sistema in cui sono, che questo è un caso degli ecosistemi, per esempio, introduce anche una certa fragilità nel mondo in cui io vivo. Quindi ci sono delle cose positive, ci sono delle cose negative. L'importante è pensare che più si va lungo questa strada, maggiore il numero delle persone che collaborano, che sono nella società, più strette e forti sono le connessioni fra queste persone, più queste code, più questi eventi che prima avremmo detto molto, molto rari, diventano sempre meno rari. Quindi questo vuol dire. Avevo il microfono Sì. disattivato. Ok, quindi su questo discorso della rarità mi viene in mente un altro aspetto, no? Quindi, ok, abbiamo questa realtà complessa e ci sono queste strutture a rete di cui ovviamente tu parli molto, ma in queste strutture reticolari, le connessioni come vengono scelte? Cioè, noi abbiamo un gran numero disordinato di possibilità, tutte più o meno equiprobabili.
e ci sono delle strutture ricorrenti nelle reti, delle proprietà in Allora comune che si sì, sta arrivando. non sono proprio equiprobabili, ecco, questo è il, diciamo, se noi andassimo a creare una rete, ci sono vari modelli che si chiamano generativi. Che cos'è un modello? Una semplificazione della realtà in cui io prendo pochi aspetti della realtà, definibili matematicamente. Replico, diciamo, all'interno di questo modello una specie di twin, di digital twin, non è digital, però insomma, diciamo, vive in un altro mondo di copia della cosa, del fenomeno che voglio studiare. Poi, studiando le regole di questo modello, analiticamente o con simulazioni al calcolatore, sono in grado di avere un'idea di come sarà la sua evoluzione e quindi come sarà l'evoluzione del fenomeno, in grado di prevedere il futuro. Se io ho una partita di biliardo e ho studiato la meccanica degli urti, in qualche modo riesco a prevedere dove andrà la mia palla bianca, dove andrà la palla che colpisco e magari vinco. Ecco, questa è l'idea. Quindi ci sono questi modelli generativi di reti, come funzionano? Prendono di solito persone, ecco, parliamo di persone, siamo interessati alle reti sociali. E cominciano a pensare come posso formare una rete fra queste persone. Se io tiro a caso i collegamenti, ottengo quello che si chiama un grafo casuale che ha delle proprietà, e in generale noi osserviamo delle proprietà che il grafo casuale non spiega, e uno dei motivi microscopici per cui si creano le strutture ricorrenti che noi vediamo. Queste strutture ricorrenti sono vertici con tanti collegamenti, per esempio, e tanti, che sono molto pochi, e tanti che hanno pochi collegamenti. Questo può dipendere da due cose: può dipendere da un fenomeno di herding, di moda, le persone copiano quello che fanno gli altri. Quindi, se vedono che io vado sempre a un certo ristorante, possono decidere che quella cosa è di moda e andare anche loro in quel ristorante e fare la fila fuori. Quindi io creo una rete fra utenti e, diciamo, ristoranti, in cui c'è un ristorante che è un grande hub, ha tanti collegamenti, oppure ci vanno perché è molto buono. Ecco, sono due modelli generativi leggermente differenti, ma che producono lo stesso risultato. Uno, diciamo, per chi è dentro, è il primo, è il modello di Barabasi Albert, la moda, il copiare quello che fanno gli altri. L'altro è un modello più di fitness, un modello diciamo che crea hub, perché non siamo tutti uguali, perché poi alle persone piacciono certe cose, altre no, e quindi questo forma microscopicamente delle strutture che poi diventano ricorrenti all'interno della rete. Provo ad aggiungere un altro passaggio rispetto a quello che ti dicevi. Quindi, noi studiando le reti possiamo anche comprendere come si crea l'ordine o il disordine, cioè possiamo riuscire a prevedere sistemi caotici. E dunque, con sì, un po' di dettaglio, nel senso ordine e disordine vanno definiti, però questi sistemi non sono intrinsecamente caotici, nel senso in cui si parlava di questa proprietà con i modelli degli anni 70, ovvero, diciamo, nella loro evoluzione non saltano da un'orbita all'altra, ecco, diciamo, per dire le cose molto velocemente. Non necessariamente possono anche farlo. In realtà sono abbastanza ordinati, ovvero l'evoluzione di una rete quando cresce è abbastanza prevedibile. Questo però, quindi diciamo ti do ragione, non esita, non finisce in una struttura come un reticolo che è ordinata, nel senso che noi diamo a questo aggettivo, in cui per esempio ogni vertice ha quattro collegamenti, come la rete della racchetta da tennis, in cui ho un nodo sopra, uno sotto, uno a destra, uno a sinistra. Ma diciamo c'è una grande disomogeneità nel numero di collegamenti, però questa disomogeneità, quella è, e io la vedo crescere, cioè vedo che c'è una distribuzione di legge a potenza per i collegamenti, quindi avrò un nodino che è collegato con tutti gli altri e poi a cascata questi altri qualcuno sarà collegato con molti, molti di più saranno collegati con meno e così via, anche nella crescita. Ma questa cosa è dinamica, cioè questa cosa rimane con questa struttura anche quando il mio sistema diventa sempre più connesso e sempre più popolato.
Deve un po' rispetto al format standard che facciamo per queste nostre presentazioni. Prendo subito un paio di domande che sono uscite in chat perché si collegano a quello che stavi dicendo. Bene. Una prima domanda è: c'è differenza tra fenomeni fisici e fenomeni sociali rispetto a questo? Questa domanda è molto profonda, ma io non voglio usare tutta l'ora per rispondere. Diciamo che si può, noi ci piacerebbe cominciare a buttare giù le basi insieme con dei sociologi, c'è la sociometria, di quella che è un po' la fisica dei sistemi sociali. Ci sono ovvie differenze, naturalmente. Le differenze sono dovute al fatto che quando si studia la fisica di una pallina, la mia pallina, se è molto piccola, è perfettamente descritta da posizione e velocità del suo baricentro. Già se ruota su se stessa va meno bene, però quello, insomma, possiamo anche tenerne conto. Le persone, no, le persone non sono caratterizzate da uno o due variabili, ma da molti di più. La distribuzione delle velocità di una pallina è una distribuzione gaussiana. La media ha un valore molto chiaro, gli errori dalla media sono molto piccoli nella distribuzione di queste velocità. Le persone, quando anche io abbia definito una serie di parametri che le caratterizzano, che non è semplice, sicuramente hanno una distribuzione di valori in questi parametri che non è una gaussiana, ma una legge a potenza, quindi ci sono delle code enormi. Code grasse, quindi ci sono variazioni di comportamento enormi fra le persone. E però, diciamo, c'è un po' il sogno di avere delle macroequazioni, quella che Asimov chiamava la psicostoria, diciamo. Se poi però sono tante, tante, tante le persone, c'è qualche piccola speranza che qualcosa si possa dire. Ecco. Quindi c'è grande differenza, ma a noi ci piacerebbe provare a vedere quali sono le cose che possono essere utili e passare da un campo all'altro, ecco, se sono utili. Questa è una frase pericolosa. La frase più pericolosa del mondo, diceva un collega, è quando un fisico entra in un dipartimento e dice posso essere utile. Allora, guarda, ne approfitto e ti faccio una domanda da un altro laureato in fisica, insomma, da un altro fisico che ti chiede quanto aiuta una formazione in fisica teorica e in meccanica quantistica ad approcciare fenomeni sociali e biologici caratterizzati dal paradigma complesso. Ritorna questa curiosità sulle interconnessioni tra campi. Io non lo so se aiuti, sicuramente però una forma mentis in cui si cerca di semplificare per ottenere una trattazione quantitativa dei fenomeni in sociometria, dove è stata sviluppata indipendentemente da noi, sembra essere utile. Riguardo alla meccanica quantistica, c'è un po' questa suggestione del fatto che la pallina non sa di essere osservata. E comunque non gliene importa molto di essere osservata, negli urti continua a fare quello che vuole. E mentre l'elettrone, insomma, quando viene osservato, un po' si perturba. Lo stesso alle persone si perturbano. Quindi, insomma, avere un oggetto della tua analisi che cambia comportamento, se osservato o meno, è una suggestione simile con la meccanica quantistica. E se entra un filosofo in un dipartimento, noi siamo felici. Ma insomma, poi qualcuno deve saper fare un po' di conti, perché diciamo, poi glieli chiedono. Però, insomma, i fisici sono un po' filosofi, no, non dovrebbe essere accolto, spero meglio, penso meglio. Per l'astrazione almeno, per Sì, iniziare. esatto. Siamo anche noi amanti del sapere, quindi abbiamo cosa in comune. Allora, guarda, intanto ti ringrazio. Chiudo con una battuta e poi dopo vediamo se usciranno altre domande. Mi viene in mente la molto interessante mappa della complessità realizzata dal sociologo, appunto, Brian Castellani, Mappa Complexity, con tutta quella serie di interconnessioni. È una delle cose interessanti che ho letto nelle postille, poi lui la aggiorna ogni qualche anno e dice: ci sono un sacco di professori che mi scrivono per dire perché io non ci sono, perché mi hai Non ci messo sto. nella disciplina sbagliata, io non sono solo questo, sono anche quello. Quindi questo tema mi sta molto a cuore. Tra l'altro, quella mappa, noi come Complexity Education Project l'abbiamo appunto mappata, la stiamo trasformando in una rete
libri, risorse, parole chiave, cioè quindi questo tema delle interconnessioni torna molto, no? Questo aver fatto ricerche comuni, pur nelle differenze di discipline, settori, che poi tornano appunto riflessioni simili. Allora, provo a mettere un punto e poi vediamo ora la controvoce di Federico da un altro punto di vista, anche quali punti di contatto troviamo di differenza che ci aiutano appunto a riflettere. Allora, Federico, partiamo un po' anche dal tuo libro, Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica, anche se non parleremo solo di quello. Quindi viviamo nell'epoca dell'antropocene, gli impatti delle attività umane che hanno raggiunto livelli senza precedenti. Dal tuo punto di vista, questo approccio multidisciplinare anche, co come ci può aiutare a comprendere questo mondo, questi mondi possibili di cui parla il Festival della Complessità di quest'anno? Insomma, da dove partiamo? Ma ecco, partiamo. Io vorrei aiutarmi con una presentazione che ho preparato, alcune slide, proprio Sì. perché il punto di partenza è proprio trasmettere il più possibile questo concetto, cioè della complessità, della interdipendenza tra tutti i fattori che determinano la sopravvivenza o la vita del sistema Terra e noi come parte del sistema Terra. Ecco, provo a farti un discorso che un po' segue la linea del libro che ho cercato di sviluppare, ci tengo a dirlo, avendo in mente l'interlocutore, sapete quale? È la scuola, cioè il docente che dovrà raccontare la problematica ambientale ai bambini o anche ai più grandi, oppure diciamo già il ragazzo del liceo, delle ultime classi di liceo. Questo era il mio obiettivo perché ritengo che se non si parte da lì non si va molto lontano. E allora ecco che faccio la condivisione dello schermo e vi dico qualcosa, sperando che si veda. È condiviso, Sì, va bene? si Ecco, vede. allora, io sono partito e parto quando parlo di questi argomenti da uno studio molto, molto importante che è stato fatto, pubblicato nel 2009. È un gruppo molto ampio di scienziati della Terra che si sono posti il problema di identificare i principali processi che regolano il funzionamento del sistema Terra, no? E ne hanno individuati 9 e non soltanto li hanno individuati, li hanno anche definito, per almeno 7 di loro, degli indicatori, dei valori di soglia al di sotto del quale questo sistema, questo processo funzionava bene o funziona bene, e al di sopra del quale invece cominciano ad esserci dei problemi, il processo fatica e rischia anche di smettere di funzionare. Faccio un esempio molto banale, se volete, è quello sistema complesso terra, sistema complesso organismo umano, il sistema respiratorio, ecco, abbiamo parlato col Covid che vediamo quant'è la saturazione di ossigeno, se è sotto un certo valore ci preoccupiamo, se no no, e così via. Ecco, questo è lo stesso approccio seguito. Vedete, non sto a ripetere a voce quello che sta scritto, sono 9 processi, vorrei soltanto metterne in evidenza o parlarne di due che sono forse meno autoesplicativi. I flussi biogeochimici sono semplicemente l'azoto e il fosforo che usiamo come fertilizzante artificiale e che immettiamo sulla terra per l'agricoltura, e le nuove entità che sono tutti i prodotti chimici che abbiamo tirato fuori negli ultimi decenni, non ultimo per esempio le plastiche. Ecco, la cosa più interessante di questi diversi processi è che sono tutti strettamente interconnessi tra di loro. Cioè, così come quando io prendo l'aspirina e leggo il bugiardino, scopro che mi fa una serie di danni da tutte le parti senza che neanche me ne possa rendere conto. Una cosa analoga avviene per questi processi nel momento in cui io intervengo su uno, non ho risolto il problema se non controllo cosa avviene anche negli altri.
Facciamo un esempio banale, il cambiamento dell'uso dei suoli, per esempio distruzione di un pezzo di foresta amazzonica, che cosa succede? Ho delle interconnessioni puramente biofisiche, che quindi ho perdite di biodiversità perché distruggo alberi, riduzione dell'assorbimento della CO2 e quindi cambiamento climatico, cambia l'umidità e quindi anche sull'acqua entro in crisi, gli oceani si acidificano a causa dell'aumento della CO2 e perdita di biodiversità anche negli oceani. Ma poi ci sono anche quelle mediate. Se io questo cambiamento d'uso del suolo lo faccio per esempio coltivare soia, ecco che devo cominciare a irrigare e quindi intervengo sull'utilizzo di acqua, devo fertilizzare e quindi intervengo sui flussi biogeochimici, uso i pesticidi e quindi finisco nella nuova entità. Insomma, non entro tanto nel dettaglio, entro anche nel fatto che produco gas serra e quindi intervengo anche sul cambiamento climatico. Quindi tutte queste interconnessioni sono tali che devo guardarle perché sennò non riesco ad affrontare il problema se voglio risolverlo. Ma quello che è più significativo è che se andiamo a guardare invece gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, troviamo che ci sono sì temi di carattere biofisico, vita sulla terra, vita sott'acqua, lotta al cambiamento climatico e così via continuando, ma ce ne sono tantissimi che invece sono di tutt'altra natura e vediamo che sono tre tipi di natura che vengono presi. C'è da una parte gli obiettivi tendenti a preservare la biosfera, poi sono quelli che però riguardano la società, le sue diverse caratterizzazioni e poi anche quelli che contengono l'economia è importante notare che c'è una gerarchia, cioè la biosfera contiene la società contiene l'economia. Naturalmente tutto questo sempre è chiaramente, inevitabilmente, fortemente interconnesso, quelle reti di cui si parlava prima. E l'interconnessione tra fattori fisici e fattori di carattere completamente diverso, per esempio quello della disuguaglianza, lo si vede in questa immagine in cui che ci dice come l'1% più ricco del mondo, quella parte più ricca del mondo, l'1% è causa del 15% delle emissioni, il 10% più ricco è causa di oltre la metà, e quei poveretti del 50% più poveri, per l'appunto, è soltanto il 7%. Cioè, non soltanto non danno nessun contributo negativo, ma subiscono tutte le conseguenze perché sono loro i più deboli e quindi si ritrovano a non potersi difendere per quello che succede. Quindi, guardando a livello molto macro, per la problematica ambientale nella sua complessità, vediamo che sono questi elementi centrali, sono la produzione di cibo, c'è la tecnologia, il nostro modo di vivere con le nostre automobili, con le nostre fabbriche, con le nostre case, la perdita di biodiversità, che è assolutamente centrale e tanto importante, se non più, del cambiamento climatico, e questo poi si riflette sulla giustizia sociale. Ma non soltanto sono interconnesse tutte queste cose, ma trattandosi di sistema complesso ci ritroviamo fronte al fatto che non si sta spostando tranquillamente in una certa direzione il sistema soggetto a sollecitazioni che gli stiamo dando. Così come Prigogine ci raccontava con i sistemi termodinamici lontani dall'equilibrio, per un po' si cammina diciamo, con un processo continuo, a un certo punto si ha una biforcazione, si ha un momento di incertezza e di caos e il sistema salta su un'altra posizione o si sposta su un'altra traiettoria. E il caso tipico sono per esempio i cosiddetti tipping elements, come sono stati definiti, la riduzione della caotta polare artica che incide sulla circolazione atlantica, che ha per intenderci la corrente del Golfo, e che ha un effetto sulla foresta pluviale che diminuiscono le piogge, e tutto un giro, sono tutte quante questioni interconnesse che possono, se non le fermo in tempo, dare luogo ad un processo che si accelera e che mette in crisi non soltanto uno dei processi, ma tutti quanti insieme in cascata. E che
Quindi ecco qual è il punto per governare la transizione ecologica. Quello che cerco di mettere in evidenza, trasmetterlo al lettore, è che noi siamo in una situazione sul bordo della montagna, della possibilità di andare a finire dove? O nel futuro pericoloso o nel futuro migliore. Ecco che qui siamo di fronte ad una alternativa che dipende molto da noi, quale, in che modo disegnare in qualche modo le valli che portano da una parte o dall'altra. E per farlo dobbiamo cercare di capire ma come ci siamo arrivati. E come ci siamo arrivati è, beh, esaminiamo banalmente, semplificato se vogliamo, ma valido il sistema economico, le famiglie che danno lavoro alle imprese, che mettono dentro il capitale, producono beni e servizi, e c'è uno scambio poi di soldi, l'impresa paga il lavoratore compra i beni e servizi. Il problema qual è? Che questo è sempre esistito, ma c'è una narrativa che si è invece formata negli ultimi 100 anni, 150, per cui si dice che più beni e servizi io posso ottenere, io soggetto, maggiore il mio benessere. Cioè il mio benessere dipende dalla quantità di beni e servizi. Questo implica un'accelerazione spaventosa di questo circuito che stiamo vedendo, perché c'è una continua crescita della quantità di beni prodotti e da me comprati. Piccolo particolare. Da una parte è bellissimo perché c'è il PIL che aumenta. Dall'altra la verità è che più beni e servizi io estraggo, più risorse io estraggo dall'ambiente, perché non è vero che l'impresa in astratto si avvale solo del capitale del lavoro, si avvale anche delle risorse ambientali e immette rifiuti. Ed ecco che a questo punto questo modello è quello che ha alterato le cose e ci ha portato un po' nei guai, e quindi è un po' il consumismo. Ed ecco che allora entriamo in un'altra logica, dobbiamo andare alla sobrietà come valore per poter uscire da questa spirale perversa. Quindi abbiamo una biforcazione, la transizione ecologica non è una transizione, ma è una biforcazione vera e propria, in cui ci sono, ecco, c'è un mondo bello che vorremmo e un mondo brutto che non vogliamo, uno verde e uno rosso. Nel tutto, e concludo, la cosa interessante è che questa complessità della tematica ambientale è estremamente importante e va insegnata fin dalle prime classi della scuola, perché porta dentro proprio la visione sistemica, dentro la visione complessa, e ci fa uscire da quel maledetto riduzionismo che è una delle concause della situazione drammatica cui ci troviamo, secondo almeno molti esperti del settore. Mi fermo qua e aspetto domande. Grazie Federico, intanto davvero davvero tanti spunti. E allora, intanto c'è una prima domanda di Valerio Eretti. Quando parliamo di ambiente e clima ci troviamo in una posizione scomoda, perché siamo osservatori osservati. Un'osservazione così intrecciata potrebbe creare degli abbagli, secondo te, o dare vita a cigni neri? Ma siamo osservatori osservati, è vero, è verissimo, però è anche vero che siamo attori in tutta questa storia. Siamo attori, ma attenzione, proprio perché siamo attori, lo siamo non soltanto nel senso che sono i nostri comportamenti individuali a poter modificare le cose, c'è anche il fatto che come non individui, ma come masse, come insieme, possiamo creare quelle pressioni, mettere in campo quelle pressioni verso chi ha il potere decisionale per creare le condizioni migliori affinché io individualmente possa mettere in atto delle azioni positive. Quindi c'è questo doppio legame da una parte e dall'altra, cioè che non basta che io faccia la raccolta differenziata e vada a piedi e non prenda più l'aereo. Occorre che ci sia chi impone che
l'aereo costi tanto per cui ne faccio a meno, che ci sia che ci siano le condizioni e i sistemi strutturati perché io possa fare il deposito di cauzione o che possa andare a comprare il prodotto sfuso per entrare nell'economia circolare. È un tema fortemente politico poi alla fine. Mi rendo conto, infatti stavo per chiedertelo, quindi visto che poi il tipo di destinatari a cui tu hai pensato nello scrivere il libro, come dicevi, anche tutto il mondo della scuola, dei giovani, quindi senz'altro serve una consapevolezza sistemica come singoli, ma serve anche una consapevolezza di far parte di una collettività, cioè il tuo messaggio è fortemente politico nel senso migliore del termine. E una cosa che mi colpiva, quello che tu dicevi prima, ovviamente stare al margine tra l'ordine e il caos, per chi si occupa di fisica, per chi si occupa di complessità, di solito è un elemento interessante, intrigante da studiare, ma quando al margine tra ordine e caos c'è la vita stessa, c'è la sopravvivenza, almeno di noi umani, di noi esseri viventi, perché la Terra probabilmente sopravvive lo stesso, il tema diventa un po' differente in termini di consapevolezza. E faccio questo ponte per fare una domanda invece a Guido, che parla anche, uno dei temi di cui lui si occupa molto, anche tutto il tema delle reti finanziarie, di rischio sistemico. Quindi studiare le reti, studiare appunto il possibile effetto domino all'interno delle reti, che elementi ci può dare anche questa chiave politica di cui parlava Federico? Cioè, una volta che noi studiamo il rischio sistemico all'interno di una rete, possiamo avere degli elementi poi per capire come andare ad agire su questa rete stessa? Beh, sì, questa è una sfida abbastanza importante che però, devo dire, può essere vinta solo con un sincero approccio multidisciplinare, nel senso, ti faccio un esempio per chiarire quello che voglio dire. Noi abbiamo studiato nelle reti finanziarie come si propaga lo stress finanziario. Che cos'è lo stress finanziario? È quando a un certo punto una banca ha prestato dei soldi a un'altra banca, quest'ultima fallisce, non restituisce quindi i soldi indietro alla creditrice. Questa banca, che era creditrice, a questo punto ha, diciamo, meno possibilità di prima. E in questo, diciamo, questa dinamica ovviamente è più a rischio di fallimenti essa stessa. E naturalmente che cosa succede? Che quando fallisce la prima, poi non restituisce i soldi ai suoi creditori e così via, a cascata, diciamo. E, è molto semplice studiare, fare quelli che si chiamano stress test, andando a vedere se sei fallito o non sei fallito, cioè sei ancora in piedi oppure no. Però uno può essere in piedi e essere fragile, può essere in piedi con 39 di febbre, ecco, no? Perché comunque ha scarsa liquidità, perché non può operare, anche se non è fallito, sta lì per fallire, ecco. Quindi noi siamo riusciti per mezzo delle reti a quantificare questa febbre, questo stato, no? In cui le istituzioni finanziarie si trovano quando succedono degli shock, quando succede qualche cosa di esterno al mercato. Una volta imparato e quantificato questo, qual è il passo successivo? Immaginare una politica che metta in sicurezza da questa situazione, una politica che faccia abbassare la temperatura a tutti. Ecco, questo non è il mio mestiere, cioè io non so come fare in qualche modo. Quello che osservo, noi abbiamo osservato che le banche centrali hanno messo in atto varie politiche, vari meccanismi per avvisare del pericolo, ma questi meccanismi sono spesso locali, cioè hanno a che vedere col bilancio della singola banca, non guardano la rete, non guardano le relazioni fra le varie banche, ed è anche impossibile da implementare in qualche modo. Quindi è un po' lo scopo anche del libro, quello di sensibilizzare su questi argomenti persone che lavorano in discipline che non hanno ancora affrontato questo cambio di paradigma, perché secondo me c'è bisogno di persone esperte di giurisprudenza che comincino a pensare a questi problemi, c'è bisogno di regolatori che comincino a pensare con questa ottica, c'è bisogno di persone che di solito si occupano di cose lontane dalla fisica, dalla scienza della complessità,
perché capiscano di che cosa stiamo parlando e mettano la loro conoscenza al servizio di questa sfida, no? Di trovare poi qual è la soluzione. Però ecco, noi stiamo avvisando che esiste una malattia che prima non misuravamo, no? Ok, quindi. Non misuravamo non vuol dire che non c'era. Mi Ah piace no, questa certo. sfumatura dello scienziato, ovviamente non misuravamo, cioè, non l'abbiamo potuta mappare. Aggiungo un altro pezzo, un altro tassello del mosaico andando sempre in base a quello che esce in chat. Vivaldo Muscatelli scriveva, non direttamente collegata alla questione ambientale, ma sempre parlando di scuola, quindi faccio di nuovo. Ripasso a Federico, soprattutto alla scuola inferiore. Un altro tema interessante per affrontare l'introduzione alla complessità nello spirito more is different all'educazione di genere. Ora, senz'altro stiamo nell'Agenda 2030, non so se questo esula, Federico, dalla tua riflessione, mi viene ad aggiungere un'altra parte riflettendo sul tema della diversità, diversità ecosistemica, e quindi ti chiedo che ne pensi. Fondamentale, infatti, diversità è quello che è alla base della stabilità e dello stato di salute, diciamo, di un ecosistema. Insomma, è la misura più efficace, tutto sommato. E lì il punto è che la natura ci insegna che una grande diversità è essenziale e ci insegna anche che dobbiamo anche non tendere alla esaltazione della produttività. I sistemi naturali sono generalmente molto ridondanti e questo garantisce la loro sopravvivenza. La ridondanza significa che non sono efficienti quanto potrebbero esserlo, perché ci sono una serie di replicazioni, per esempio, funzionali o addirittura di elementi. Ecco, un modello come quello nostro attuale, centrato sulla massimizzazione della efficienza, vuoi chiamarla così, dietro c'è il profitto, ma questa è un'altra storia, no? Ma della produttività, porta appunto ad avere, per esempio, negli ultimi decenni, cosa è successo? Si sono eliminati i magazzini e si va alla storia. Tu fai l'ordine e immediatamente ti arriva alla fabbrica l'ordine e la fabbrica ti manda il pezzo di cui hai bisogno. Ti viene il Covid e sei fregato, perché i magazzini non li hai più. Allora, la catena logistica, infatti, è stato un dramma. Allora, il punto qual è? Che se bisogna uscire da un modello culturale che pervade anche il concetto di economia, perché economia è. Quando ne parlava Aristotele, era la gestione della casa, oikos, no? Insomma, non a caso Aristotele distingueva fra l'economista, il gestore della casa, e il crematista, che invece era quello che faceva quest'altra cosa, di ottimizzare, accumulare il più possibile per il piacere di accumulare e basta. Quindi capisci che la diversità si traduce in questo, traduce nel fatto che io devo avere tanta roba qui sulle rinnovabili, devo averle tutte. Non posso, anche se ce n'è qualcuna che è meno efficiente, ma la devo avere ugualmente, perché può servirmi. Ci avviamo verso l'ultima parte dell'incontro e io vorrei farti un'altra domanda perché in base a quello che diceva Federico mi viene in mente tutto il tema dello studiare delle reti come ecosistemi che possono collassare, no? O anche la domanda in realtà è questa, i tipping point che prima ha citato anche Federico, cioè quindi i punti critici. Possiamo citare per Bach la self-criticality, cioè quindi i sistemi si auto-organizzano che hanno dei punti critici. Ok, voi come scienziati li osservate, ma in che misura essere consapevoli di questi concetti come auto-organizzazione e punto critico ci può aiutare, se non a prevedere, almeno a descrivere sistemi fisici e sistemi sociali? Ora, noi ovviamente come Complex Education Project siamo più affezionati al tema dell'educazione alla complessità, e quindi la domanda è questa, l'ho presa un po' da lontano, cioè la consapevolezza, la conoscenza di alcuni concetti chiave della complessità,
si può trasformare, se non in relazione politica in cui dice, di cui parla Federico, almeno in una consapevolezza diffusa di massa. Cioè questa benedetta complessità è un fardello o può diventare un'opportunità o almeno una possibilità di frenare questa febbre di cui parla? Guarda, diciamo, da scienziati, no? Noi abbiamo un obbligo, tutti noi che siamo qua, cioè sapere è meglio di non sapere sempre. Quindi questo è il principio zero. E chiaramente il tipo di previsione, che è una previsione statistica, una previsione basata su modelli stocastici, qualche volta caotici, qualche volta con tipping point, che spesso si auto-organizzano e hanno tutte le proprietà dell'auto-organizzazione, è una previsione non meccanicistica, non deterministica, di cui ci ha abituato la fisica classica, che va benissimo, insomma, uno inizia dalle cose più semplici. Però è pur sempre una previsione, è come dire, io sono su un'automobile e ti riguarda le pastiglie dei freni sono praticamente consumate. Non è una previsione meccanicistica che mi dice a quella curva lì tu andrai dritto, no? Non frenerai e la macchina continuerà. Però, insomma, prima o poi succederà, ecco, succederà velocemente se le pastiglie sono consumate. Quindi è comunque una previsione, no? Dipende, diciamo, che livello di previsione noi abbiamo. La complessità, come io ci ho tenuto a iniziare con quello, non necessariamente però è foriera solo di cattive notizie. No, in qualche modo è semplicemente un altro paradigma del mondo in cui viviamo. In un mondo dove tutti sono connessi, siamo 10 miliardi, storie come l'olio di Lorenzo, non so se vi ricordate questa storia, dovrebbero essere sempre più frequenti, cioè persone che sanno qualcosa che serve a un altro diventano immediatamente raggiungibili. Quindi noi siamo molto, forse diciamo per un motivo evoluzionistico, interessati a cosa può andare storto, perché però diciamo c'è anche cose che vanno meglio, ecco, in un mondo iperconnesso con queste code dovunque la complessità ci dice che ci deve essere qualcuno che sa la risposta alla mia domanda. No, qui, diciamo, chi ha inventato Google a questa cosa ci credeva molto, quindi non gli ha detto male, ecco, insomma non è stata un'avventura finita male quella di Google. Quindi così, insomma. Sì, faccio una battuta che di solito fa Fulvio Forino, che è l'inventore, diciamo, che ha avuto l'idea del Festival della Complessità nel 2010, che ogni anno quando ci ritroviamo a organizzare un nuovo festival dice Festival della Complessità, gli dobbiamo cambiare nome, perché quando diciamo complessità le persone pensano a complicazione, quindi se ne guardano bene stanno lontano. Bisognerebbe parlare di complessità senza chiamarla complessità, dice. La connessione. Può essere un'idea. Volevo aggiungere qualcosa su quello. Sì. Fatto, questa storia, tornando al discorso della scuola delle persone, cioè il dare alle persone la capacità di visione sistemica e dà loro la libertà. Cioè la tendenza a dare una formazione fortemente specialistica e riduzionistica è un po' l'equivalente del lasciare persone analfabete fino a 300 anni fa, perché tu governi facilmente una persona che non è in grado di capire quali sono le conseguenze della cosa a cui li stai spingendo o nella quale si stanno spingendo. Quindi è un fatto di grandissima importanza quello di fornire loro questa capacità e soprattutto, ecco, dare anche una visione. Parlare di complessità non soltanto in termini negativi, mi pare giustissimo. C'è un TED molto, molto bello di George Monbiot che parla di quello che è successo quando hanno reintrodotto i lupi nel parco di Yellowstone. Dopo 30 anni che erano stati eliminati, perché abbiamo fastidio, si scopre che insomma che l'ecosistema non funzionava e c'era una distruzione per eccesso di erbivori. Beh, rintroducono i lupi. Non sono tanti lupi che si mangiano gli erbivori, è che l'erbivoro ha paura di andare nella valle in cui può essere fregato dal lupo. E allora ecco che lì ricominciano a crescere gli alberi. Riescono a crescere gli alberi e vengono gli insetti, gli uccelli, i castori. Insomma, il lupo finisce per dar luogo ad una modifica dell'assetto del ruscello. Ecco, questo è il
la complessità in positivo e la forma di auto-organizzazione, che è una cosa di una bellezza straordinaria, peraltro. Allora, vi faccio l'ultima domanda veloce, anche se è una domanda da $1 milioni, quindi è, diciamo, è una sfida. Un'altra delle domande che era uscita prima, mi sembra sempre Valerio l'aveva fatto, in uno scenario del genere, che serve anche un po' a ricollegarci a tutto un filone che abbiamo seguito in questa serie di eventi, che ruolo può avere la diffusione massiccia delle intelligenze artificiali? Cioè, quindi, in questo ecosistema, fatto di ecosistemi di cui abbiamo parlato, e della velocità di cui parlava poco fa Guido, no? Della velocità del cambiamento. Intelligenze artificiali, come non dico di farvi non vi chiedo previsioni perché insomma è un terreno delicato, ma che ne pensate? Come ci possono aiutare o complicare? Al momento, diciamo, se l'intelligenza artificiale continua lungo questo filone, è essenzialmente un maggiordomo molto bravo. Cioè l'intelligenza artificiale è un aggregatore di notizie che trova in giro con un formato, un linguaggio formale, diciamo, quello sì, notevole, insomma, diciamo, no? Riconosciamo una buona capacità di dialogo, no? Nella forma con cui viene restituita questa informazione, però un'informazione raccolta in giro, un'informazione spesso inventata. Quando provate a cercare voi stessi con ChatGPT, ho scoperto che facevo cose incredibili, no? Perché ognuno di noi lascia un po' di informazioni sul web, quindi prova quello che siamo. E diciamo, non è particolarmente stimolante intellettualmente. Se, diciamo, invece prenderà la strada della logica formale, quindi diventa deduttiva, beh, insomma, questo diventa già più challenging, però non so, non saprei. Ecco, Federico? Io pure, beh, è difficilissimo fare le previsioni. L'unica cosa che mi sento di poter dire è che, è già stato fatto peraltro, è che c'è il grosso pericolo che possa essere usata come strumento di manipolazione degli altri, più ancora di come non si sia fatto con i social fino ad ora, no? Del resto sono pericoli che vengono paventati proprio il fatto che si cominci in una campagna elettorale il potere organizzativo delle informazioni orientate in una certa maniera viene messo in rete, chiaro che a quel punto diventa veramente difficile esercitare un controllo. Insomma, non è casuale che, per fortuna, almeno l'Europa si è preoccupata in tempo e qualcosa stanno cercando di fare, perché se consideriamo la devastazione che ha causato, per un verso, per l'altro è stato estremamente positivo, però quello dei social media, con tutta la problematica, chiunque abbia dei bambini in casa sa che è un dramma, che non sa cosa che deve fare con questi ragazzini e i loro smartphone, ecco, questo è perché non eravamo preparati, perché nessuno, mentre cominciavano a sorgere, nessuno si era messo lì a studiare quali potessero essere le conseguenze. Ora ci stiamo un po' provando. D'accordissimo poi sul fatto che se questi riescono a mettere dentro la logica deduttiva e induttiva, invece che fare la statistica delle pagine web, entriamo nella fantascienza, che io amo molto, ma come letteratura preferirei non esserci dentro nella realtà. Allora, facciamo un ultimo passettino prima di chiudere, ancora qualche minuto, e lascio ora la parola a Valerio Letti, perché in questa serie di eventi abbiamo avuto ogni volta una controcopertina a cura di Francesco Disa, che è direttore del web magazine Indiscreto e anche artista che si sta cimentando appunto con l'intelligenza artificiale text to image. E io adesso metto in condivisione un'immagine che ha realizzato Francesco Disa. In ogni incontro ne abbiamo mostrata una di quelle di cui lui ci ha, diciamo, fatto dono, e poi lascio a Valerio Letti, presidente del Complexity Education Project, il commento. Ecco, mi sentite? Sì. Questa è molto inquietante, l'immagine più inquietante che ci ha regalato Francesco Disa, che appunto in ogni incontro di questa serie ha sempre presentato una controcopertina, cioè immagini realizzate
con il supporto di Midjourney, diciamo, con un'intelligenza artificiale generativa text to image. In questa immagine Francesco ha voluto lasciare anche queste anomalie. Vedete, credo che chi frequenta un po' queste text-to-image intelligenze artificiali sa che il problema grande sono le mani nella riproduzione delle immagini. E qui lui l'ha voluto lasciare, queste mani mostruose. Vi leggo quello che mi ha scritto, perché doveva essere presente lui, ma è in viaggio e quindi mi ha chiesto di leggere io le cose, la sua spiegazione. Leggo, aperte virgolette, questa scelta di quest'ultima immagine è un po' più complessa delle altre. Viene da una serie di lavori creati con un prompt che fa impazzire la macchina. A differenza degli altri lavori, infatti, i risultati ottenuti da questo vero e proprio bug del sistema sono del tutto imprevedibili. Ciò nonostante, hanno tutti una loro coerenza interna e un palese segno onirico. È interessante perché se consideriamo il prompt, cioè l'istruzione, come un indirizzo per cercare o creare qualcosa nello spazio latente della macchina, diciamo quello che qualcuno chiama lo spazio delle fasi, con una formazione fisica, qui arriviamo ai confini del possibile, in quella che sembra, ma non lo è solo una metafora, l'inconscio della macchina. Questa è una provocazione. Somiglia più al nostro inconscio collettivo e alla peculiare formazione delle immagini nella fase ipnagogica del sonno. Quindi diciamo che qui la macchina può essere creativa senza la volontà e la consapevolezza di esserlo. Ne approfitto, in modo che chiudiamo questo cerchio, per ricordarvi che Francesco Disa prepara per l'autunno un corso proprio di teorico-pratico di costruzione di immagini con l'intelligenza artificiale generative. Chi fosse interessato può collegarsi al link, non so se Massimo se tu lo puoi mettere, se no lo metto io. Domenica, sì, lo mettiamo tra poco, sì. Sulla chat, va bene. Quindi l'appuntamento è domenica 2 luglio, dalle 11 alle 12, e Francesco Disa presenta il corso, che sarà molto diverso da quelli che vediamo proposti, perché sarà molto coinvolgente, cooperativo, complesso in qualche modo, essendo lui proprio con una formazione fortemente di reticolare e complessa. Ecco, io direi, mi fermerei qui e lascio la conclusione a Massimo per questo percorso di 5 apericep che abbiamo fatto. Credo, io mi sono molto divertito. Allora sì, mi sono molto divertito anch'io, e nel ringraziare molto Federico e Guido, con cui ci ha fatto molto piacere concludere, in realtà vi lancio anch'io, perché in anteprima, visto che ci sono molti amici e molte persone che conosco che hanno seguito i vari incontri in cui ci siamo visti altrove, vi anticipo che è in rampa di lancio una nuova iniziativa formativa che partirà in autunno a cura dell'Università di Torino, in cui avremo con piacere Federico e Guido come docenti. Questa iniziativa, che sta per essere lanciata, si chiama Social Complexity Campus, quindi ci occuperemo di complessità in sistemi sociali e non solo, quindi esploreremo ancora. Poi ci sarà tempo per comunicare tutto quanto. Questo è giusto uno spunto per chiudere questo ciclo all'interno del Festival di Complessità, ma rilanciare per continuare a esplorare. E quindi io ringrazio prima di tutto molto Federico e Guido, perché è stato molto interessante sentirvi. Vi saluto e saluto anche tutti i partecipanti. Passo alla vista in galleria in modo che possiamo salutarci tutti insieme. E grazie e a presto. Grazie mille, a presto.